Buonasera Duce e bentornati a Canton Ladin. Da qualche mese l'è stata aperta il centro minerario della Val Imperina, un luogo pieno di storia che adesso le valorizza con visite guidate e musei che permette di conoscere pulito tutto il lavoro che veniva fatto in tei medoi dal principio alla fine. Ne contava il depisu de Chest, la guida Marco Mottes e il perito minerario e ex professor Dino Praloran. Noi qua sostanzialmente via per la settimana ho dei gruppi, fanno delle visite guidate con le nostre guide e i bocce che fa da guide le pochi dell'istituto Folador, l'istituto minerario e un pochi le anche dente appassionata. Può non dire che tutta questa esperienza lei è una linea del tempo perché se passa dalla Galleria Santa Barbara che lei del 1400 si arriva fino alla Nuova Magna che è stata fatta nel 1950, negli anni 50, ecco diciamo. Allora, col giro completo partiamo da Du en Somme, Lugon qua, che fa vedere la Galleria Santa Barbara, dopo partiamo da Nuf e Lugon al Capitale. Al Capitale si fa vedere tutte le infrastrutture, che le lassù e dopo si torna andrio fin da Nuf al centro minerario. Da là è tutta la parte dei musei con i forni fusori e la mostra della Domenica del Corriere. Ogni tanto se mi vestisse da canop e appunto par fa capì alla dente come che l'era lavorà in teste buse. Diciamo che l'estate degli anni 80, che si sta a scominciare la storia qua locale, la storia del recupero della miniera. Mi più che altro mi occupo di progettare la parte museale e che la roba là, che avvalendomi dell'aiuto di tanti altri, soprattutto colleghi dell'Istituto Minerario e via dicendo, in maniera da poter dare una roba scientificamente corretta, diciamo, non una roba buttata là. Che fa vedere come che l'era i forni, come che gli è adesso è tutta la storia da quando che riesco a utilizzare i forni fino ai nostri tempi e i vet soprattutto le strutture che lei è del 1700 che lei è le ultime arrestate in Europa insomma queste qua quindi è una delle tante unicità che abbiamo in provincia del Belun che nessuno gli fa valorizzare insomma ecco. In cantiere è il discorso di avere altri tre musei quindi per far diventare qua un centro museale, oltre che diciamo, la miniera, da vedere praticamente tutto il percorso che è lì all'interno della miniera, perché la miniera non è fatta solo che della galleria o solo che dei forni, viene il discorso dell'illuminazione, infatti Vinara Wert è il museo dell'illuminazione in miniera, viene il discorso anche di come che si è laureati i forni, anche qua sarà fatto il discorso di tutta la storia della metallurgia dal calcolitico, praticamente dal 3500 a.C. fino ai nostri tempi. Dopo sarà fatto lassù un altro museo sulle tecnologie per l'estrazione del minerale, quindi le attrezzature che veniva utilizzate all'interno della miniera, più quelle che venivano utilizzate nel forno per spaccare su tutti, insomma, ecco, dicendolo in termine più pratico. La manifestazione diventata ormai fissa a Falcade, l'Esse des Monteghea. Una festa sempre tan partecipata e sentita dai malghere della Dent del Luoc, ma anche dai forest. Danilo Marmolada, un degli organizzatori, ne conta come che l'è nasciuta e come che la sa sviluppare in tel tempo. Fede del Monteghea è una manifestazione che la dura ormai 20 anni, sono 20 anni di quando è cominciata. Danilo Marmolada è uno di chi se l'ha diciamo, inventata questa roba qua. Oh, non è stata proprio inventata, perché è una tradizione che è su tutte le Alpi, no? Dalla Francia alla Svizzera, Alpi italiane, alla Slovenia, all'Austria. È partita in Cin con la fiera del bestiame in Agort, perché Renato da Ronc, che allora era assessore all'agricoltura da Agort, mi laureò in Col di Retti del 99-2000, se conoscete, e mi ha domandato, lì mi ha detto una manga, tornò a mettere in piedi la fiera del bestiame in Agort. Lì, ma sua femmina, che era la primierotta, diceva, in primieri fa questa festa della smontegata,
Perché voi a facciare, voi in Val del Bioi, non fe, non ripristinate questa tradizione che la era, tutte le maiche che del Monte Gava, autunno e così. Mi ricordo anche a me, negli anni 80, che veniva lui tutti, con queste vacche fiorate, eccetera. E noi l'abbiamo sorto, l'abbiamo pensato su Nando, i tre, poi l'hai proposta ante il gruppo Folk, ante l'Unione Ladina, la nostra associazione. E nel 2005 è partita così, alla fine settembre, ho organizzato questa festa, con le maglie, d'accordo con le maglie, e... ma tra noi, insomma, per ripristinare che era una festa di Finstaion domani in dì, in sabato, mi ricordo, e hanno fatto un festone fino alle 4 del mattino. E l'Andrio, fu che la sonne morì via così, l'hanno tornata a fare di due dì, infatti, un sabato e anche domenica, fu una festa di due dì. La scommessa a essere conosciuta dai turisti, l'estate si vede in passaparola e così, ho cominciato anche a pubblicizzarla, a dire la verità. E è diventata una festa che adesso vuoi perderla, perché le navale, in paese, la navale intera che ormai che c'è, che viene fatta, le momento, le diventa anche appunto una manifestazione anche turistica, se volon, perché che sempre in tutti gli alberghi, i ristoranti propone il menù e se desmonteghea. Ma fino adesso è stato buono, mi tocca di decenire anche a genuina, decenire la nostra, e in l'occasione della festa di Sedes Monteghia, la 3D, che ormai fa un 3D, le propone sempre un Valk che riguarda anche la nostra identità ladino-dolomitica. Ogni anno propone un tema e comunque i piatti e chi della tradizione. Coi anni hanno fatto anche una fiera dell'artigianato e tipicità alpine. Le maglie le c'è a partecipare a questa festa, le diventa veramente una roba sentuta anche dalle maglie stesse. Festa grande a San Vido, per Arcangelo Pordon de chi de Masarie, che in Aost la compì 100 anni. Anche da Chanton Ladin volonghe fa ignero tanci di auguri per sto bel traguardo. A San Vito l'era tanto, sono io nascuto io del 30, del 24, non, mi ricordo, posso ricordarmi dal 30 in poi, che io era anche la chiave della Chiesa della Madonna della Salute, che fa il mondo, e la, ancora i temi, ancora anche in cui la chiave, e cominciato. Da là, San Vito, l'era solo San Vito la dente, era qualche villeggiante che veniva su. Neanche 17, aiuto la licenza di casa, perché facevo al premilitare, no? Era Arturo di Franceschi, faceva l'istruttore. Mi ha portato sulla piana, hai fatto sia tiri, ha detto tiratore franco. Fatto. E mi ha fatto un certificato di francotiratore abile per portare l'arma e tutto così. C'è che ti ha smagnato e c'è vita che ti ha fatto per ruave 100 anni. C'è che hai smagnato? Ai! Perché sei polenta e formai della latteria del San Vito, polenta e latte. Marzè per essere stai con noi outer, vi aspetto mercoledì che vengo altre nuove. Sani e buona continuazione!